Signori miei, anche oggi alle 3 Nintendo non delude. Anche oggi ci hanno dato importantissime informazioni su Pokémon Sole e Luna. Ma prima andiamo a vedere gli screen, perché come al solito non posso mostrarvelo per motivi di copyright, di un video pubblicato su Pokémon Official in cui vengono rivelati 3 Pokémon, 2 dei quali mostrati anche alle 3. Signori miei, iniziamo subito. Il primissimo è Pikipek, il Pokémon uccellino già visto nel primissimo teaser di Pokémon Sole e Luna, che è stato rappresentato dai fan praticamente uguale a come è stato fatto in realtà. Cioè, è lo stesso uccellino, sarà ovviamente il classico uccellino dei giochi Pokémon e avrà un tipo che non sarà particolarmente innovativo, perché sarà appunto il tipo normale volante. Le abilità saranno Skill Link, che è l'abilità di Cloyster, se vi ricordate quel Cloyster fortissimo nel metagaming, un Pokémon quindi con un'abilità veramente innovativa perché è un uccellino, non c'entra niente. Poi avrà Kinai, che sarà sguardo fermo, che è la classica abilità. E questo Pokémon, ragazzi, devo dire che mi è piaciuto davvero tanto. Credo che sia degno dei primi uccellini. Altro che Pidav, è veramente bello. A mio parere rimarrà di tipo normale volante, perché dopo l'uscita di Fletching, che era già predestinato al tipo fuoco, mi sembra particolarmente strano che diventi di tipo fuoco anche questo qua. Però, signori miei, finalmente questo Pokémon è stato annunciato dalla Game Freak. Mentre poi abbiamo le vere e proprie novità. Yangus, questo Pokémon di tipo normale, si era speculato molto sul fatto che né Koala o Iwanko potessero essere gli schiavi MN di questa nuova generazione. Beh, signori miei, è lui invece lo schiavo MN, molto probabilmente, perché è di tipo normale, si trova nei primi percorsi come mostrato nei gameplay alle 3. È tipo normale, mi piace davvero tantissimo per essere uno schiavo MM, e avrà come abilità Ferro Mascella oppure l'abilità Sorveglianza. Abilità Sorveglianza, che credo sia un'abilità nuova, sinceramente non me la ricordo, mentre Ferro Mascella è un'abilità che potenzia le mosse derivanti da morsi, e così si spiega la sua mandibola particolarmente potente. E niente, ditemi ovviamente cosa ne pensate di questo Pokémon nei commenti, lo trovo veramente molto bello. E passiamo invece un po' a quello che non mi piace, ossia il buon Grublin. Questo Pokémon di tipo coleottero, che sarà verosimilmente il nostro bruchetto in stile Caterpie, che però insomma non è sto granché, non è bellissimo, sarà almeno alla prima forma semplicemente di tipo coleottero. E niente, è un Pokémon un po' così, non mi sorprende tantissimo, abilità classica dei coleotteri, ossia aiuto insetto. E i Pokémon annunciati sono questi tre. Sinceramente, ragazzi, mi piacciono, a parte Grublin che mi fa un po' storcere il naso, mi piacciono più o meno tutti. Inoltre è stata rivelata, diciamo, l'animazione della mossa di Magyarna, nonché il suo tipo, ossia acciaio folletto, come molti avevano pensato. La mossa di Magyarna, peculiare, che come sapete è cannonfiore, è stata appunto mostrata con un'animazione che a mio parere sembra molto carina. Inoltre è stato mostrato anche un utilizzo dell'abilità cuore anima di Magyarna, di cui vi ho già mostrato, diciamo, la teoria, nella quale alla morte di un alleato aumenta il suo attacco speciale. Niente, anche in questo caso veramente delle news fantastiche. È stato mostrato davvero qualcosa di stupendo. E ultimo, ma non per importanza, l'introduzione della Battle Royale. Cosa sarà questa Battle Royale? Saranno in sostanza delle battaglie tutti contro tutti, fra 4 allenatori. Nel trailer ci vengono mostrati 4 allenatori di nome Moon, Helio, Selene e Sun. Questi 4 allenatori si sfidano in questa Battle Royale, in questa arena, davanti a un sacco di gente. E sembra avere un funzionamento molto particolare, diciamo, perché sarà possibile a quanto pare solo attaccare i Pokémon avversari, e il primo che verrà sconfitto perderà, mentre tutti gli altri vinceranno, a quanto perlomeno ci è stato mostrato nel trailer. Tralasciando il nostro video caricato dal canale ufficiale di Pokémon,
alle 3 sono state date delle informazioni riguardo alcuni aspetti di Pokémon Sole e Luna. Una di queste riguarda il perché di questi nomi. Ci è stata fornita questa spiegazione. Il Sole rappresenta la fonte di vita, come ben sapete, della Terra. Mentre la Luna anch'essa influisce, perché senza la Luna, come saprete, non avremmo la vita che abbiamo oggi. Questo sta a significare che la regione di Alola, questo diciamo è un titolo che è stato affibbiato alla regione di Alola, in quanto nella regione di Alola c'è molta vita, ci sono molti esemplari di vita, ci sono moltissimi paesaggi, è una regione forse tra le più naturali, se così si può dire, anzi sicuramente la più naturale di tutto il mondo Pokémon. Non è di certo una regione popolata come Unima, è una regione totalmente invasa dalla natura e dalla rigogliosità di quest'ultima. Infine, un'ultimissima informazione, un ultimissimo spoiler, se così ci può dire, a una domanda abbastanza vaga, diciamo, della presentatrice della live, in cui viene chiesto di parlare di Zygarde e delle sue forme, ci viene detto che la forma al 100% e quella perfetta saranno presenti in Pokémon Sole e Luna. Attenzione, nessun riferimento alla forma 50%. Che questa sia stata messa in disparte, oppure magari non è stata rivelata semplicemente per il fatto che è il Zygarde che conosciamo noi e quindi non è stata, diciamo, resa degna di una menzione particolare, signori miei, non si può veramente sapere. Inoltre sono stati mostrati sempre nel gameplay alle 3, giocato da un giapponese a caso, che veramente non ho idea di chi fosse. Sono stati mostrati vari scenari, una grafica veramente fatta da Dio, le varie transizioni, le animazioni, il menu di battaglia, insomma tantissime robe bellissime. E tra l'altro un'ultima cosa da aggiungere, è stato un particolare evento avvenuto. Durante la battaglia fra Poplio, o meglio fra l'allenatore giocante e il rivale, Poplio è salito di livello, cosa ha imparato? Una mossa di tipo folletto. Attenzione, potrebbe darsi che Poplio diventerà di tipo folletto, potrebbe essere una sorta di spoiler proprio messo lì così per dire te volevi? Chi lo sa, non lo sappiamo ancora. E niente ragazzi, questo è ciò di cui è tutto ciò che è stato rivelato, le cose più importanti che sono state rivelate in questo E3 e nel video dedicato sul canale ufficiale di Pokémon. Io spero che questo video vi sia piaciuto e se così vi invito a lasciare un bel mi piace, a commentare con la vostra su tutte queste bellissime news. Io personalmente trovo i Pokémon fantastici, la grafica fantastica, tutto fantastico, sono veramente emozionato in hype per questi giochi, ditemi se anche per voi è così. Se non vi siete ancora iscritti, iscrivetevi al canale e noi ci becchiamo in un prossimo video!